100 milioni per 72 progetti, si pensa di risparmiarne altri per finanziarne 120, le ha detto un piano strategico fondamentale per la città. Sì, un grandissimo lavoro della città metropolitana. In questo caso un grandissimo lavoro del Comune di Napoli, 100 milioni per tante opere in direzioni strategiche, dalle infrastrutture alla mobilità, all'ambiente, al verde, alle fragilità, allo sviluppo, alla cultura. C'è una visione di città e di città metropolitana. Di questo devo ringraziare la città metropolitana e il Comune, i consiglieri della città metropolitana nella loro stragrande maggioranza, i sindaci. Credo che Napoli in questo sia una città all'avanguardia, perché ha saputo mettere in campo 400 milioni che ci siamo conquistati anche in una controversia istituzionale e politica, che l'abbiamo messa a disposizione dei sindaci, di tutti i sindaci che stanno presentando progetti di grande valore, di questo sono orgoglioso, indipendentemente dall'appartenenza politica dei miei colleghi. La città di Napoli credo che nei prossimi 2 anni raggiungerà la vetta di una capitale del mondo, perché con tutti i servizi, tutte le opere che abbiamo finanziato e che potremmo realizzare in tempi rapidi, questa città cambierà volto. Se a queste aggiungiamo le opere che si stanno realizzando col Pommetro e con il Patto per Napoli e con gli altri investimenti, significa che qui c'è capacità, competenza, professionalità, passione. Voglio ringraziare tutti i cittadini che in questi anni ci hanno dato una mano per cercare di presentare i migliori progetti possibili nell'interesse della nostra comunità. Uno dei progetti più importanti degli altri comuni che lei giudica e ha visto da qui rimasto? Questo li dobbiamo valutare alla fine quando li approveremo tutti, ma sono tanti. Quello che mi ha colpito è che entrano nel pieno del piano strategico della città metropolitana, quindi abbiamo progetti che finanziano parchi, progetti che servono per realizzare teatri, infrastrutture. Noi pensiamo solo a questo, l'opportunità che hanno avuto i piccoli comuni, che non hanno mai visto un euro, che non potevano accedere direttamente ai finanziamenti europei, grazie al lavoro che ho voluto prima io fortemente, poi sono stato seguito dalla stragrande maggioranza dei consiglieri metropolitani, vanno ad avere delle risorse che non avrebbero mai immaginato, in totale autonomia, in totale libertà, senza avere nessun gancio politico con qualcuno che vuole controllare la spesa pubblica in maniera opaca, a dire io ti do questo, però decido io l'opera che devi fare in quel comune, no? Come fanno altre volte, siamo abituati al nostro paese, decidono i sindaci nella loro autonomia insieme ai consigli comunali e poi ne daranno conto ai cittadini se il loro sindaco ha scelto meno bene. Io credo che è veramente importante anche da un punto di vista istituzionale, perché se pensiamo che in città metropolitana ci sono forze politiche molto differenti, aver raggiunto questo obiettivo, cioè significa che qua c'è una maturità politica, cioè significa che quando si lavora bene, con correttezza, viene riconosciuto questo lavoro e l'interesse delle comunità e ognuno anche politicamente lo sa utilizzare in maniera intelligente. Io ho visto una cooperazione e una collaborazione, devo dire, a tutti e 91 i sindaci, nessuno escluso, alcuni dei quali hanno idee politiche totalmente inconciliabili con le mie, eppure abbiamo lavorato in perfetta sinergia da questo punto di vista. Sindaco, finanziamenti ad hoc, ne le ha detto, quindi non vi dovete aspettare nulla da altre istituzioni a livello nazionale o regionale, però il presente e il futuro. Però questo non significa che noi non andiamo a rivendicare i nostri diritti. Guardate, hanno fatto di tutto per farci morire in questi anni. La capacità di resilienza della nostra amministrazione, della nostra città, è talmente forte che ogni volta che ci mettono un ostacolo più grande noi lo superiamo e non molliamo mai, ma non ci giriamo dall'altra parte se ci tolgono i diritti. Così faremo la lotta sull'autonomia differenziata, così faremo la lotta se pensano di fare solo il salva Roma e non pensare a tutti i comuni, così come la dobbiamo finire con la separazione dei ricchi, la dobbiamo finire con le distribuzioni delle risorse in maniera indegna come accade con gli asili nido e con altro. Questo è un governo che ha il torcicollo verso nord, questo lo sappiamo, anche se Salvini continua a fare una propaganda anche dalle nostre parti. Noi siamo molto attenti, e anche perché ce la siamo sudata sulla nostra pelle, che significa salvarsi, che significa prima sopravvivere, poi vivere, poi avanzare, poi arrivare a un piano strategico di queste proporzioni, sui quali sinceramente non dobbiamo dire grazie né alla Regione Campania né a nessun governo nazionale, dobbiamo dire grazie solamente a noi stessi, ai comuni dell'area metropolitana che hanno collaborato, ai cittadini che resistono e insieme a noi lottano per un'area metropolitana sempre migliore, e questo credo è anche un motivo di grande soddisfazione. Questa è la vera autonomia, è l'autonomia che ci piace, cioè l'autonomia con cui riusciamo a gestire il denaro quando lo abbiamo in maniera corretta, trasparente e dalle mani pulite, e quando qualcuno ce lo vuole togliere noi non possiamo avere nessuno che ci mette la museruola e il guinzaglio, perché siamo un'esperienza politico-amministrativa autonoma e libera e che non abbiamo prezzo.
questo loro lo sanno, l'hanno capito, e chi non l'ha capito lo capirà ovviamente vivendo. Grazie a voi. Grazie.